Ciao a tutti, sono Andrea, uno studente del terzo anno di medicina all'Insubrio. La definizione di medicina è la scienza che studia il corpo umano al fine di garantire la salute delle persone. Bene, questo ci dice tutto, ma non ci dice nulla sulla medicina, perché come sapete un medico può lavorare in reparto, lavorare sul territorio ed essere medico di medicina generale, lavorare in un laboratorio di ricerca e scoprire cose nuove, oppure aiutare una vita nuova a nascere. La medicina, però, è la scienza più umanistica di tutte, perché ogni caso in medicina è a sé stante e la parte umana del lavoro del medico è imprescindibile e fondamentale. Il percorso di studi in medicina è estremamente lungo e tortuoso, ma la chiave del successo, a partire dal test, è la determinazione e l'amore per quello che state facendo. Dopo l'ingresso a medicina aspettano 6 anni di tirocini, di lezioni, esami, esperienze meravigliose e in particolare quello che è più bello è l'approccio progressivo che si ha alla materia, dalle basi, dai rudimenti di istologia, anatomia, biochimica, fino poi alla vita di tutti i giorni che viene raccontata in clinica medica, in clinica chirurgica, eccetera. E poi soprattutto con la possibilità che si ha di stare tantissimo in ospedali negli ultimi anni, in ospedali che sono a volte grandi come Varese e Como, a volte invece più periferici, più piccoli. Così si possono imparare veramente i rudimenti della medicina, visto che nessuno di noi è un brillante chirurgo, è un emerito professore. Nel momento in cui inizia la sua carriera bisogna imparare i rudimenti, e veramente l'Insubria dà la possibilità di fare questo e poi progressivamente di arrivare fino alle vette della medicina. Perché Varese? L'Insubria è un ateneo giovane, ha poco più di 20 anni, e come tutti i giovani ha una gran voglia di migliorarsi, di imparare. Questo si vede nella didattica, che si svolge in genere in una sola aula per anno, nei laboratori, che sono numerosi, così come le esercitazioni, nelle aule studio, che a Monte Generoso sono aperte fino alle 23, nella biblioteca di medicina, che è ricca di testi in consultazione e in prestito e permette di avere accesso a una miriade di riviste scientifiche indicizzate di altissimo livello, così da poter restare aggiornati in tutti gli ambiti della medicina, e nella possibilità di frequentare numerose strutture ospedaliere per tirocini ed internati. È comodo studiare a Varese perché l'università si può raggiungere in macchina o con i mezzi pubblici molto facilmente. In particolare, da poco tempo esistono numerose linee di autobus che collegano direttamente, senza fermate intermedie, le stazioni al campus Bizzozero, in modo tale che si possa arrivare in università e si possa tornare a casa rapidamente e senza fermate, per l'appunto, nel mezzo. Inoltre, in genere, a medicina ogni anno fa lezioni in una sola aula, che è veramente comodo perché permette di concentrarsi meglio su ciò che si sta facendo e di conoscere nel migliore dei modi possibili i propri colleghi e i propri professori. I miti da sfatare per il corso di medicina sono che non serve essere dei geni, tantomeno in matematica, fidatevi. Non è necessario uscire con un voto alto dalla maturità e non si deve studiare tutto a memoria, anzi, la logica è estremamente importante a medicina. La verità è che ci vogliono costanza, metodo e resistenza. È obbligatorio frequentare le lezioni e i tirocini. Ogni centimetro deve essere conquistato, ma proprio perché è faticoso, è così gratificante. Il mio consiglio è di essere curiosi, di non essere dei semplici vasi da riempire, ma dei fuochi da accendere. Di avere sempre il desiderio di andare al di là di quello che dovete fare per superare l'esame. Devo dire che l'Insubria offre questa possibilità, con delle esperienze in sede, in laboratorio, reparti, eccetera, e anche all'estero. Io sono stato in Belgio, grazie a un professore che ho seguito per diverso tempo, e ho imparato tantissimo in Belgio, ma soprattutto a Como e a Varese, dove ho incontrato dei medici straordinari in tantissimi reparti diversi che hanno veramente fatto sì che io mi innamorassi di quello che mi avvierò a fare, cioè della medicina.